E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mister Bistecca e oggi ragazzi ci ritroviamo con la nostra video carriera allenatore con i Bayer Leverkusen. Allora, andiamo avanti, pausa per le nazionali e poi riprendiamo subito con la partita con il Darmstadt. Quindi non aspettiamo e andiamo subito alla partita. Sistemiamo come al solito le magliette. Tutto pronto, possiamo scendere in campo per la partita contro il Darmstadt. Ed eccoci qua dunque dalla Bay Arena di Dortmund. Sì, buona ragazzi, di Leverkusen per l'incontro di campionato tra il Bayer Leverkusen e il Darmstadt. Stavo già pensando ragazzi alla partita contro il Borussia Dortmund. Comunque, la nostra squadra schiera in porta Leno, in difesa Donati, Ramaglio, Ta e Grimaldo a centrocampo, Kramer, Aranguiz, tre quarti, Memedi, Brandt, Munir, in attacco Brill, Donald, Embolo. Tifosi inquadrati, debutto per il nostro Alejandro Grimaldo, pagato 1,5 milioni di euro dal Barcellona e quindi possiamo andare alla partita. Cross dentro, cos'è? No, non mi dica calcio di rigore, ma perché? Ma dai, ma che coglioni, sempre sti calci di rigori che non ci sono, è pronto. Arianna Cane. Aveva anche preso la traversa, ma niente da fare. Gol del Darmstadt, siamo sotto dopo appena 5 minuti e mi gira abbastanza i coglioni. Cazzo. Il lancio è perfetto per Memedi. Cos dentro? Subito per Kramer, il pallonembolo! La parata del portiere Igno. Aranguiz, il cross largo per Kramer. Jonathan! 1-1! Gol del nostro Jonathan Ta! Mi squilla anche il telefono nel frattempo, ma chi se ne frega? Più importante, giocare contro il Darmstadt. Buon pareggio, buon primo tempo per ora, anche se non è finito. Comunque, continuiamo. Kempe, ancora Kempe, prova il pressing. Jonathan Tava, troia, ma che cazzo fate? Ma puttana cane! Mi fate anche dire che si fa un buon primo tempo e poi si piglia sti gol? 2-1 per il Darmstadt? Stiamo scherzando? Sì. Donati, il pallone per Kramer. Un po' troppo alto. Ah, niente, finisce qua il primo tempo, 2-1 per il Darmstadt. E la cosa non va bene, anche se stiamo giocando bene, porca troia. Il pallone per Brildona d'Embolo, Embolo, 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 Embolo! Ma perché? Ma perché? Aranguiz, dai, 31 metri, è pronto, parte. La bomba un pochino troppo alta. Embolo, ancora Embolo, si gira, vede Kramer, la parata ancora una volta. Aranguiz, il pallone per Kampl, ancora Kampl, bravo cazzo. Donati, tiene il pallone, ancora Mario Götze, ancora Kampl, Kramer, Kramer, il dribbling, Kramer, calcio di rigore. Mamma mia. Culo, ragazzi, culo perché culo. Quindi è pronto Aranguiz! Pareggio! Ditemi voi se deve festeggiare per un pareggio contro il Darmstadt. No. In teoria no, però arrangiamoci. Comunque, 2-2 cioè, ragazzi, non è che mi dispiace, il punto è importante anche perché se no se non avessimo fatto sto gol e si sarebbe perso. Però mi fa girare il cazzo. Ma che cazzo fa? Si rompe anche da solo mentre cammina. Ma perché? Mi fa girare il cazzo che comunque si stia pareggiando contro il Darmstadt. Poi sicuramente adesso finirà anche la partita. Invece no, ancora Kampl sbaglia. E ok, ora è finita. Niente, 2-2, punto guadagnato. Perché se no, senza rigore al 90esimo avremmo perso sicuramente. Però sicuramente era una partita da vincere. Allora, email nazionali, ma chi cazzo se ne frega. E andiamo al nostro debutto
su FIFA 16 in Champions League. No, prendiamo la bianca noi, questa è bellina. Ok, tutto pronto, andiamo alla partita contro l'Arsenal. Ed eccoci qua quindi dalla nostra Bay Arena per il secondo incontro casalingo dell'episodio, quello di Champions League contro l'Arsenal. Coreografia dei nostri tifosi, ed ecco qua la nostra formazione che vede in porta Dragoschi, in difesa Jedvai, Toprak, Papadopoulos e Vende, al centrocampo Kramer e Nainggolan, in tre quarti Camp, Çalhanoğlu, Mariolino Götze, in attacco il Cicciarito Hernandez, inquadrato proprio Bartolomei Dragoschi, pagato 3,7 milioni dal Judge, non mi ricordo come si chiama. Andiamo. Giroud, pallone per Ramsey, l'apertura è buona per Alexis Sanchez, la tiene dentro il Nino Maraviglia. Bravissimo Dragoschi. Il lancio è per Camp, bravissimo il dribbling, ancora Camp in aria, tiene il pallone, il tiro, il Cicciarito Hernandez. 1-0 Bayer Leverkusen. Un grandissimo Cicciarito la sblocca. Fenomenale anche Camp, che ha saltato tutta la difesa del Bayern Monaco, e poi Cicciarito approfitta e realizza il gol del nostro vantaggio. Il lancio è per Kevin Camp, prova subito il contropiede, il Bayern Leverkusen, Camp in area, Camp! E sono due magie alla Bay Arena di Leverkusen. Prima Cicciarito, poi Camp, 2-0 in appena, o meglio in 34 minuti, però in 6 minuti di differenza fra i due gol. Giroud si gira, Giroud porta il pallone per Pogba, un fenomeno Dragoschi. Pogba porta il pallone, Mesut Özil, l'apertura è per Nacho Monreal, finisce qua il primo tempo ottimo da parte della nostra squadra, forse uno dei migliori fino ad ora. Tivolcott, pallone per Ramsey, ancora Ramsey, prolunga il pallone, Ramsey tiene il dentro per Özil, traversa clamorosa e poi lontana la difesa. Çalhanoğlu è pronto alla battuta del calcio di punizione, cerca l'angolazione giusta, Çalhanoğlu parte il destro e manco a dirlo, Hakan Çalhanoğlu realizza il terzo gol della partita, ovviamente su calcio di punizione. Lo specialista per eccellenza, Çalhanoğlu, appunto, realizza un gol su calcio di punizione. Adesso magari lo ridico anche un'altra volta. Comunque, 3-0, fantastico. Il pallone per Pogba, ancora Debussy, Özil, tiene il pallone Özil, Özil, il tiro di Özil, ancora una volta il nostro. Il pallone è di Götze, con questa Welbeck, Mertesacker, finisce qua la partita. Dominio totale del nostro Bayern Leverkusen sull'Arsenal per i 3 punti. Allora, andiamo alla partita contro il BVB. Rifiutiamo il Paraguay e andiamo al 20 di settembre. Email Dragoschi, che vuol fare? Vuol giocare a Dragoschi? No, gioca Leno. Comunque, sistemiamo le magliette. Signori, tutto pronto, andiamo alla partita. Ed eccoci qua quindi dal Signal Iduna Park di Dortmund per l'incontro di campionato tra il Borussia e il Bayer 04. Coreografia fantastica come al solito dei padroni di casa, inquadrato qua lo stemma gigantesco fatta da tutta la curva. Ed ecco qua la formazione del Borussia che vede in porta Burki, in difesa Piszczek, Sar, Subotic e Durm, centrocampo Bender, Castro, Kagawa, in attacco Royce, Mkhitaryan, Adel Ramos. Coreografia con le sciarpe che sembra veramente quella che fanno i tifosi del Borussia Dortmund. Ed ecco qua comunque che è la nostra formazione che vede in porta Leno, in difesa Donati, Toprak, Papadopoulos e Vende, al centrocampo Nainggolan e Kramer, tre quarti Brent, Götze, Aranguiz, in attacco Brill, Donald, Embolo. Cos'è sta roba? Ah, da seguire Marco Reus per il Borussia Dortmund e Mario Götze per il nostro Bayer Leverkusen. Quindi, tutto pronto, andiamo a giocarci questo big match.
Mkhitaryan il cross dentro e per Adrien Ramos. Meno male che ha sbagliato tutto. Götze, ancora Götze, si gira Götze, bravissimo Götze, il destro, la parata. E c'è fuori gioco di Aranguiz. Il lascio dentro per Mario Götze, incredibile parata, ancora Embolo. Ma come fai a sbagliare queste cose? Kagawa porta il pallone, ancora Kagawa. Shinji, pallone per Pijek, ancora Mkhitaryan. Adrien Ramos. E c'è il vantaggio del Borussia Dortmund, maremma cinghiala. E ragazzi, dobbiamo subito reagire. Dai Borussia, e dai Bayern, non so che ce la puoi fare. Aranguiz porta il pallone, ancora Aranguiz. Aranguiz, dribbling su Pijek. Aranguiz, la parata fantastica. Prova a tenere il pallone dentro Embolo. Ancora Donati, Aranguiz, Nainggolan, Nainggolan, la parata, e Kramer. Ma non puoi dirmi che è fuori gioco, ma vai a fare in culo. Il lancio è per Aranguiz, porta il pallone, l'apertura è per Marino Götze, ma finisce qua il primo tempo, 1-0 Borussia Dortmund. Stiamo giocando abbastanza bene, dobbiamo migliorare nel secondo tempo. Götze, il cross dentro e per Nainggolan, la parata del difensore, la deviazione. Kramer, ma che cazzo è sto pezzo di merda che le piglia tutte? Embolo, pallone per Nainggolan, ancora Embolo, ma perché? Nainggo, ma cos'è sto bordello? No ragazzi, ma non si può giocare una partita così. Wendel porta il pallone e finisce. Veramente roba da stronzi perdere una partita così dopo che abbiamo fatto un secondo tempo devastante. Allora ragazzi, facciamo un attimo il punto della situazione. Io lo dico sinceramente, a me mi sta abbastanza sui coglioni aver perso questa partita contro il Borussia Dortmund dopo che nel secondo tempo abbiamo fatto 10.000 tiri con parate fenomenali di Burki, deviazioni sulla riga. Comunque, archiviamo tutto. Allora, siamo all'ottavo posto. 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Che secondo me ci stanno veramente strette, ragazzi. Perché a parte il pareggio contro il Darmstadt, partita che abbiamo giocato veramente di merda, contro Bayern e Borussia abbiamo giocato bene e non meritavamo certamente la sconfitta. Comunque, non abbattiamoci, siamo a 7 punti ancora. Le prime due sono comunque a 5 punti di distanza. È vero che perdere 5 punti in 5 partite è roba da maiali, però ci possiamo stare ancora. Era diciamo l'avvio di campionato, la squadra ancora doveva prendere il ritmo. Comunque, va bene. Allora, prossimo episodio abbiamo le partite contro Mainz e Werder Brema, che sono praticamente le ultime due in Bundesliga, quindi partite che dovrebbero essere relativamente facili. Poi lo scontro al vertice contro il Barcellona in Champions League. Quindi ragazzi, come al solito, tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, condividete il video a tutti i vostri amici, commentate per farmi sapere cosa ne pensate della squadra e qui vediamo al prossimo video. Buona!